Se ti dico Benedetta, che cosa pensi? Le mille emozioni passate insieme prima di entrare sul palco e aspettare il trucco, il parrucco, il vestito e prove su prove, lezioni di tedesco e pranzo al volo e stare bene. Da quando abbiamo visto Titanic a casa mia e mi si è allagato il salotto e lei mettendo il piede per terra ha cominciato a urlare fino al campo scuola dell'anno scorso in cui abbiamo passato una serata a piangere io, lei, Camilla e Rebecca ma anche mille momenti in cui abbiamo riso da morire in classe tipo quando gli altri ci chiedono ma secondo te interroga? Quindi niente, mi vengono in mente tutti questi momenti e auguri bene. Se ti dico Benedetta, che cosa pensi? Penso ai 2000 selfie che si fa col mio telefono con cui mi riempie la memoria in tutte le posizioni e situazioni e nonostante tutto le voglio bene. Cosa pensate? Quando penso a bene mi vengono in mente tutti i discorsi filosofici che lei fa durante la lezione, oppure tutti i film che ha visto, i libri che ha letto. Io invece se penso a Benedetta penso che entrambe adoriamo Chiara Biasi e quando gli ho detto che ci siamo viste ci abbiamo fatto anche la foto, lei ci è rimasta un sacco. Tanti auguri, Bene! Se ti dico Benedetta, che cosa pensi? Che ci sarò sempre per lei, che è la mia migliore amica. Che la amo da morire, che sono contentissima che fa 18 anni e che gli voglio un sacco di bene e che mi deve dare un sacco di passaggi in macchina e sarò la prima a salire sulla sua macchina. Ciao amore! Se ti dico Benedetta, che cosa pensi? Bene è un concentrato di energie, è una di quelle persone che trasmette sempre allegria e è un'ottima amica. Auguri, Bene! Benedetta, che cosa pensi? Se mi dici Benedetta penso alle malattie su Real Time che non ci vediamo mai insieme perché lei è brutta e cattiva e penso che dopo tutto le voglio bene. Auguri! Se mi dici Benedetta penso alle mattine quando anche ci stava Flavio a Roma quando andavamo in autobus, il primo e il secondo, che lei dormiva e noi gli facevamo gli scherzi oppure quando lei ci faceva ascoltare la musica e mi ha fatto conoscere zero musica perché non c'ho cultura musicale, però quando ci faceva sentire le canzoni oppure parlavamo di qualunque cosa, di tutto e basta, auguri. Cosa penso quando penso a Benedetta? Quando penso a Benedetta penso alle dormite sull'autobus, una ragazza che si addormenta sull'autobus con una semplicità spaventosa e poi dopo si fa dei salti spaventosi se ti muovi da vicino a lei. Poi penso che non mi ha parlato per un anno, non ci siamo parlati per un anno, che voglio bene però. E penso al calcio nelle palle più doloroso che abbia mai ricevuto in vita mia. E niente.
penso che è più matura di quello che voglia far sembrare. Adesso è ufficialmente per la legge matura, tra virgolette, quindi niente, è che si deve sbrigare a prendere la patente, così quando torno mi può dare i passaggi. Ciao bene, tanti auguri. Se penso a Benedetta, penso a quando eravamo piccole e giocavamo nel giardino di casa delle nostre nonne, e lei, come vedeva un gatto, cominciava a seguirlo. Quindi il gioco ero io che inseguivo lei, che inseguiva il gatto, e io pensavo che fosse matta, sinceramente, e che si sarebbe sposata con un gatto. Però nonostante ciò, se non ci fosse stata lei, sarebbe stato triste stare là a casa di mia nonna. Era l'unico motivo per cui ero contenta di andare lì. Penso a Benedetta, penso a un sacco di cose, non le posso dire tutte, sennò qua il video si fa troppo lungo, quindi dico che penso ai primi amori, a lunghe chiacchierate, ai corridoi dell'auditorio, ma alla mia infanzia. Auguri, Benny. Se ti dico Benedetta, che cosa pensi? Penso alla piccola ragazza, però estremamente intelligente e dolce, che da un sacco di anni ormai mi sta seguendo e mi tiene per mano. E mi fa strano sapere che, cioè, vedere che adesso ha 18 anni e che diventerà un pericolo pubblico per strada, visto che non ce la vedo. E niente, quindi tanti auguri amore, e sei la mia piccola grande sorellina biologica, non biologica, che non ho mai avuto. Se ti dico Benedetta, che cosa pensi? Penso a lei che mi fa gli agguati per abbracciarmi e io che la scanso sempre. Tanti auguri, bene. Se ti dico Benedetta, che cosa pensi? Beh, penso innanzitutto dolcezza e poi che le voglio tanto bene. Auguri. Se ti dico Benedetta, che cosa pensi? Che è una piccola fashion blogger e che anche il giorno del suo compleanno le ricordo che ha 3.5 in greco, quindi mi compatisce per questo. Chi sei? Amore, buongiorno. Quando ti levi di torno non vedo l'ora che esci e non torni più. Il mio amore sei tu, sei la donna che voglio. Vorrei dirti parole d'amore, ma forse a parlare sei più brava. Tu ti va un altro Gregus. Accendiamo. Se ti dico Benedetta, che cosa pensi? Penso che la amo tanto, che è la mia piccola, il mio nano. Penso a tante cose, penso al bambù, il suo posto. Penso a tutte le giornate passate insieme, alle sue sorprese, alle mie sorprese. E a Firenze insieme. Penso che tra poco partiremo per Assisi, sì. Però ci divertiremo tantissimo perché siamo io e lei. E che è la ragazza più importante della mia vita e che mi ha cambiato la vita. Se ti dico Benedetta, che cosa pensi? Allora, Bene è una cucciolina bambina piccolina, io l'adoro tantissimo ed è bellissima, con i capelli corti, io l'adoro, bellissima, mi piace tanto. Se ti dico Benedetta, che cosa pensi? È una ragazza solare, vivacissima, che in 4 anni ci ha rallegato ogni giorno in scuola. Tanti tanti auguri, Bene. Bevo domani lavoro, va un'altra Gringus, tra poco fa giorno, la festa è finita, si torna alla vita, ti chiamerò un giorno d'estate o magari mai più. Amore, buongiorno. Dico Benedetta, che cosa pensi? Penso a una papera, a una ragazza dolcissima che ho avuto la fortuna di incontrare, insomma oggi fa 18 anni, tanti auguri. Ti dico Benedetta, che cosa pensi? Penso a quando stavamo al banco insieme, a tutte le copie comuni, i compiti senza aver mai studiato, insomma un bel periodo, col porco forse un po' peggio. Auguri. Like singing, I wanna fucking sing, 'cause I'm happy.
Se mi dici Benedetta, penso a mia sorella, alla sorella che non ho mai avuto, alla mia persona, a una persona che è la mia persona da più di metà della mia vita, che ormai conosco da 10 anni, e penso a tutto quello che abbiamo passato, non c'è una parola per definirlo, perché sono troppi i momenti che dovrei ricordare, e penso che ora la vedo e vedo una bellissima donna che si sente ancora una bambina e che per me resterà sempre una bambina da proteggere. Ti voglio bene. Me.